Il ciclo di vita delle banconote in euro. Ogni anno la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali dei paesi dell'area dell'euro decidono la tiratura di banconote necessaria a soddisfare la domanda del pubblico e a sostituire biglietti non più idonei all'uso. Le banche centrali nazionali producono quindi le banconote, che sono sottoposte a rigorosi controlli di qualità prima della consegna alle banche commerciali. Ogni istituto dovrebbe disporre di un numero di biglietti sufficiente per i prelievi della clientela, che utilizza le banconote negli acquisti. Quando un esercizio commerciale riceve un biglietto, ne dovrebbe verificare l'autenticità. I clienti, a loro volta, ricevono le banconote come resto. Prima di accettarle, le possono facilmente controllare con il metodo toccare, guardare, muovere. Le banconote circolano fra esercizi commerciali, clienti e banche. I biglietti sporchi o logori rientrano presso le banche centrali nazionali, che ne verificano accuratamente l'autenticità e le condizioni. Le banconote non più idonee all'uso sono distrutte e sostituite. I biglietti in buono stato vengono reimmessi in circolazione. Questo passaggio può ripetersi diverse volte se la banconota resta in buone condizioni. E il ciclo ricomincia. L'euro, la nostra moneta.